prende il nome da un genere cinematografico che è quello della silhouette animation. La silhouette animation è un genere che è stato inventato all'inizio del Novecento e a sua volta trae ispirazione dalla silhouette dell'arte pittorica, che sostanzialmente era il disegno di forme che si stagionano contro la luce. E quindi il genere della silhouette animation non è altro che portare lo stesso concetto animandolo. Venne fatto per la prima volta da Lotte Reiniger all'inizio secolo, che per la prima, diciamo, si è messo ad intagliare queste forme con il cartone e con il metodo del passo 1 o play motion faceva queste animazioni con dei fondali appunto luminosi. È molto simile alle ombre cinesi, anche se effettivamente cambia il punto della sorgente, mentre nelle ombre cinesi la sorgente è davanti e le ombre vengono proiettate su uno sfondo, nella silhouette animation la luce sta dietro e le silhouette vengono ricavate da queste figure di cartone. Lotte Reiniger è stata molto importante, una regista tedesca, è stata molto importante perché è stata una delle prime registe a entrare nel mondo del cinema, prime donne regista a entrare nel mondo del cinema, ed è anche stata l'autrice del praticamente primo lungometraggio animato della storia, che sono le avventure del principe Ahmed. La prima serata della rassegna infatti ha visto il protagonista Lotte Reiniger, però con i cortometraggi, che ha prodotto dagli anni 20 fino agli anni 50, spostandosi poi in Inghilterra. Infatti i primi degli anni 20 sono muti e i secondi sono realizzati. Lotte Reiniger ha influenzato poi con la sua arte e diciamo che è sempre stata incanalata la silhouette animation nei canali del cinema sperimentale, ha influenzato poi la scena degli anni 60 e degli anni 70 con molti film di catalog animation, come lo è anche il film che andremo a vedere stasera. E poi la seconda serata invece ha visto il protagonista Michel Hochelaut, che è un regista francese celebre per la chirurgia strega Carabà, che in realtà ha cominciato proprio con anche lui con la silhouette, riprendendo le tematiche di Lotte Reiniger, cioè le tematiche della fiaba sostanzialmente, mentre Lotte Reiniger faceva il film con le fiabe tradizionali classiche senza scrivere una sceneggiatura originale. Michel Hochelaut con il principe e principesse ha introdotto la sceneggiatura originale, anche creando delle situazioni di metacinema, perché tutto il film si basa su questi ragazzi che si incontrano all'interno di un cinema e vogliono esprimere queste storie e li animano durante il film. E invece il terzo appuntamento è stato caratterizzato da un regista australiano, che è Anthony Lucas, con l'avventura di Jasper Morello, e per la prima volta si è visto come nel 2007 invece sono state utilizzate delle tecniche di animazione digitale computerizzate con Photoshop per il Studio Max e Maya. Questa sera è la serata conclusiva e il film che andiamo a vedere è The Dead Magic di Harry Smith, che è stato fatto tra gli anni 50 e gli anni 60 e sarà sonorizzato live dai fantastici artisti qua presenti, Maurizio Abate e Rella. Avenue Dead Magic inizialmente durava 7 ore, diciamo è stato costruito da Harry Smith. Harry Smith è stato un artista multidisciplinare, perché ha toccato dalla musica alle arti visive e al cinema, e lui aveva l'ossessione di collezionare, di accumulare cose. Infatti ha fatto anche uno dei più grandi e più importanti archivi di musica contemporanea, musica folk americana. E Dead Magic nasce proprio da questa sua ossessione di collezionare cose. Infatti lui, intagliando delle riviste di epoca vittoriana, ha creato queste animazioni. Il film non ha una sceneggiatura, cioè non ha una trama,
nasce un po' dai suoi trip di vari piani. Questa in realtà non è l'ultima serata, ci saranno altre due serate extra. Grande. Con Persepolis, e con la fine della rassegna con l'emozione specifica Magic, che è il primo momento della storia della Trainer, quindi abbiamo aperto con la Trainer e chiuderemo la rassegna con la Trainer. Adesso faccio per dire il film Heaven and Earth Match. Sono aiutato da
Woodcutter.
Thank you.
martello. No, non c'era. Però la cura era sempre Sì. Non ho capito.